Sara, tu hai creduto in un progetto politico? Sei stata delusa da ciò che ti ha portato in Parlamento e hai continuato da sola, unica parlamentare, non è una ribellione, ma una salvaguardia di quella che è la Costituzione e la libertà. Dopodiché, al volo, hai già creato un miracolo raccogliendo le firme per creare un progetto vita. Poi alla fine non è andata bene, diciamo che non avete raggiunto quel, anche perché in un mese è impossibile creare un partito e ottenere. Ecco. Adesso come lo vedi? Lo vedi il tuo futuro ancora in politica o lasci perdere la politica? Pensi che si possa fare ancora qualcosa in politica per salvare le persone o bisogna agire in altri campi? Penso che non ci sia questo dualismo, credo che la politica si faccia di continuo, dalla mattina alla sera, appena ci svegliamo e anche quando probabilmente dormiamo con i nostri sogni. Ognuno di noi fa politica ed è politica. Poi magari vi leggo una piccola fiaba, giusto per capire che cosa significa anche il concetto di verità, secondo me. E probabilmente quello che io ho tentato anche facendo politica all'interno delle istituzioni di portare. E, per quanto riguarda Vita è il progetto che continua, va avanti. Adesso partiamo proprio con i semi di vita che sono questi centri dove effettivamente le persone troveranno soddisfazione dei propri bisogni anche basici, anche essenziali, dove si ripartirà a fondare delle nuove comunità sociali e politiche, appunto, in grado di rispettare ed evidenziare i talenti proprio di ognuno di noi e quindi di metterli a disposizione appunto della comunità stessa. E questo è già più che sufficiente. Credo che indipendentemente da quello che sia, tu hai parlato di non è andata come si pensava. Io credo invece, d'altra parte, che sia stato un vero e proprio miracolo, il miracolo di vita, il miracolo della vita, effettivamente, anche dal punto di vista di quella immagine che è poi quella del simbolo del nostro movimento. Questo albero della vita, appunto, che viene comunque non solo contemplato, ma viene celebrato da questo corpo anche femminile che si erge occhi e cuore al cielo. Quindi, secondo me, c'è moltissimo da fare. Ecco, magari smettiamola di pensare che noi non riusciamo a fare politica con ogni singola azione, con ogni singolo pensiero, perché in questo divenire noi possiamo essere veri. Io credo che la verità non sia qualcosa, come diceva Paolo, al di fuori di noi. Io credo che noi possiamo veramente vivere in verità, cioè vivere ed essendo veri innanzitutto. Io posso leggerti questa fiaba perché è bellissima. Tra Devi, devi. l'altro, volevo proprio chiudere così, se potevo, Aspetta allora, prima di se chiudere, posso. non mollare Sara. Il progetto politico di Sara Cuniale e di altri non è finito, è solo l'inizio, forza. Sto seguendo anch'io da questa mattina, avete saputo creare una giornata straordinaria, piena di luce, bellezza, grazie. Certo Sara, bellissimo progetto Sara, grande Sara. La preghiere non ti salveranno. Io ho votato vita, grazie Sara. Sono parole magnifiche. Intervento tuo in aula mi ha folgorato. Ho deciso di votare la tua linea politica. Allora, terminiamo con una favola? È Posso? Sì. Cosa bellissimo, vai. vuol dire essere vero? Cosa vuol dire essere vero? Chiese un giorno il coniglietto al cavallino, che da anni gli stava davanti con la stessa espressione. Essere vero significa forse avere dei pensieri propri, provare delle sensazioni, potersi muovere ed agire? Purtroppo essere vero non è così semplice, rispose il cavallino. Non è una cosa che dipende da te. Ti capita solo se c'è qualcuno che ti vuole molto bene, che ti ama per tanto tempo, qualcuno che ha bisogno di te, che ha bisogno di amarti. È allora che diventi vero, rispose il cavallino, che era sempre molto sincero. Ma quando sei vero, non hai paura di soffrire. Succede all'improvviso, come quando ti danno la carica poco a poco. Non succede improvvisamente, rispose il cavallino. Veri si diventa, ma ci vuole molto tempo. Ecco perché non capita a tutti. Qualcuno si rompe, smarrisce la strada, altri non sanno capire l'amore o non sanno donarlo. E spesso quando finalmente si diventa veri,
Gli anni ti hanno segnato il volto, annebbiato la vista, indebolito il corpo. Allora ti senti molto triste. Ma questo non toglie valore al traguardo, perché quando sei diventato vero, non appari sgradevole, tranne a quelli che non agiscono. E quando sei vero, non puoi tornare ad essere finto. Lo sei per sempre. Che bella. Allora, tanti messaggi. Ferrarini sta venendo delle cose Bellissimo. bellissime.